Cari amici, cari telespettatori, con particolare piacere e gioia mi accingo ancora a dare inizio a una serie di trasmissioni, sempre di carattere biblico ovviamente, di insegnamento, che sicuramente saranno gradite alla maggior parte di voi stessi in quanto parleremo di qualcosa di veramente attuale. Ah, è stato sempre attuale l'argomento che andremo a cercare, o meglio a meditare. È stato sempre di attualità perché il titolo magari è quello di una nuova attualità. L'abbiamo chiamato e chiameremo questa serie di trasmissioni Il messaggio del nostro risveglio. Mentre poi parleremo, ovviamente, di aspetti che sono legati a quello che è la preghiera sempre sotto l'aspetto biblico ovviamente. Difatti ancora con me quest'oggi ho il piacere di avere una sorella che collabora, io la chiamo la Fatina, perché si è dedicata e è dedicata a quelli che sono i nostri lavori soprattutto di carattere spirituale e anche assistenziale. Ed è la nostra Maggie che voglio presentarvi immediatamente perché un salutino è d'obbligo. Salve a tutti, è un piacere per me affiancare il pastore durante questi incontri e sono certa che saranno fonti di ed edificazione per noi e per voi che ci seguite da casa. Bene, fatta questa brevissima introduzione e speriamo di avere Maggie più spesso con noi, ovviamente, proprio soprattutto per, questa, per queste trasmissioni. Io penso che è una serie, non so nemmeno io quante. Ne saranno di trasmissioni, come sempre, ci fermeremo e andremo avanti sempre sui 30 minuti, circa 28-29 minuti, perché non voglio essere, diciamo, un pochino pesante, voglio usare questa espressione, perché so che la memoria è soprattutto umano, e soprattutto l'attenzione dell'essere umano, qualunque essere umano, non va oltre un certo limite. E la gioia è quella di poter vedere che quello che andremo a dire è qualcosa veramente di utile, ma soprattutto in funzione di quello che stiamo dicendo, il messaggio del nostro risveglio. Devo dire qualcosa. Risveglio. Nell'ambiente evangelico si parla spesso, si è parlato spesso di risveglio. Allora, qualcuno pensa "Ma stiamo dormendo?". Parlando di risveglio si parla ovviamente in senso spirituale. Devo Dire purtroppo che è un tempo in cui anche molti cristiani stanno sonnecchiando, Forse mi dà subito l'opportunità di pensare a un passaggio biblico che cito a memoria, che riguarda le vergini sonnacchiose, o meglio le dieci vergini, cinque venivano dichiarate avvedute, sagge. Altre cinque invece sono dichiarate dalla Parola di Dio, dagli evangeli e dichiarate pazze, si tratta di vergini, vergini che stanno a rappresentare quindi tutti coloro che queste vergini rappresentavano e rappresentano quelli che hanno conosciuto il Signore, dire hanno conosciuto il Signore significa hanno realizzato l'Evangelo, hanno realizzato la salvezza e di queste vergini sappiamo che eh, tutte e dieci aspettavano il ritorno dello sposo. Aspettavano o aspettano, sta poi poi coniugare il verbo. E in, sappiamo che a un certo punto, secondo il passaggio biblico, lo sposo che sta aspettando queste vergini per poter entrare nella camera delle nozze e diciamo, festeggiare ovviamente. Però, Ovviamente è, anche qui è limitato a quelli che c'erano, a quelli che potevano entrare, a quelli che rimanevano nella camera delle nozze. A un certo punto arriva eh, la voce, lo sposo viene, ma queste dieci vergini si erano, erano appisolate, vorrei usare questo termine, si erano addormentate, il loro entusiasmo nel tempo, il loro zelo. Era venuto un po' meno. Però c'è una differenza: cinque di quelle vergini che appunto vengono chiamate sagge, avvedute nella propria realtà, o meglio, nel proprio piccolo serbatoio, avevano dell'olio per illuminare, per far sì che lo sposo trovasse e trovasse ancora una luce interamente, interiormente. Le altre cinque invece avevano praticamente esaurito col tempo, nella stanchezza, avevano esaurito praticamente il combustibile necessario, l'olio. olio è il simbolo dello Spirito Santo secondo il modello biblico e secondo l'insegnamento biblico. E a un certo punto si sono svegliate di soprassalto tutte quante. Lo sposo viene, lo sposo viene. E allora la prima cosa per accendere le lampade, per accendere le lampade allora... Non stiamo parlando di energia elettrica, stiamo parlando appunto in maniera metaforica di quello che è, eh, diciamo, pure il combustibile per eccellenza nel senso spirituale, quindi parliamo dell'olio, della lampada. Viene praticamente le cinque, le cinque vergine, quelle avvedute, ce l'hanno, non ne hanno troppo, però ce l'hanno e possono accendere. Le altre cinque si accorgono di non averne più. Quell'olio è venuto meno improvvisamente, non c'è stata più la possibilità eh, di rifornirsi in tempo, adesso è troppo tardi, allora si rivolgono alle altre cinque, ci date un po' di olio, volete metterci in condizione anche noi di accendere, ma le altre cinque consce, consapevoli, che ne avevano giusto forza a sufficienza per quel momento, devono per forza dire no, guardate, con tutto... Diciamo la predisposizione: non possiamo darvela perché altrimenti non possiamo accedere nemmeno noi le lampade. Andatela a comprare, andate da chi lo vende, è sempre in senso metaforico ovviamente. Beh, cosa avviene? Avviene che a un certo punto queste sono costrette ad andare a cercare dell'olio perché nel frattempo lo sposo è arrivato e quando è arrivato lo sposo, hanno le porte sono state chiuse nella chiusura delle porte. Quando sono arrivate queste altre che appunto hanno ricercato in qualche maniera e l'altra, hanno rimediato, direi, un po' di olio, trovano che le porte ormai, o la porta, è chiusa. Abbiamo detto in senso metaforico, ma voglio dirvi in partenza: il messaggio del nostro risveglio. Una buona parte dei cristiani sta sonnecchiando. Vorrei dire solo sonnecchiando, non vorrei usare il termine proprio dormendo. Perché? Perché c'è un cristianesimo, diciamo pure, tiepido. E anche questo ci porta a considerare un verso della parola di Dio che nell'Apocalisse è scritto per la chiesa di Odissea. O fossi tu pur freddo, pur fervente, ma se sei tiepido io ti vomiterò dalla mia bocca. E anche qui il significato è prettamente spirituale, ben comprensibile. E allora cosa, perché abbiamo scelto questo argomento, o meglio, questa serie di argomenti, perché sì, tutto verterà sulla preghiera nei vari aspetti, andremo piano piano a farne un piccolo indice, anche se soltanto in maniera molto pratica, però tutto verte su che cosa? Sapendo che non sappiamo né il giorno né l'ora quando il Signore Gesù ritornerà. E' è bene che tutti i cristiani debbano pensare che non possono sistemare le cose o realizzare quando sarà troppo tardi. Oggi è ancora tempo della grazia, oggi possiamo ancora, diciamo pure, eh, realizzare e sistemare. Se manca dell'olio, beh, lo abbiamo gratuitamente, mediante l'unzione dello Spirito Santo, l'olio dello Spirito. E allora, che cosa vogliamo parlare? Di che cosa vogliamo parlare? Dobbiamo parlare dell'attività devozionale la più importante che possa esistere per ogni cristiano sotto ogni longitudine e latitudine. Lo dico bene? E quindi parliamo della preghiera, ma non una preghiera vedremo nel senso bigottico, perché purtroppo molti pensano di saper pregare, mentre altri invece. E sono consapevoli perché magari pregano poco, l'hanno pregato, ma non sarà certamente, e non è certamente la quantità eh, della preghiera, è la qualità che è importante più che la quantità. Per cui diamo un inizio con un'introduzione che si ritiene un poco necessaria, un'introduzione anche linguistica sotto un certo aspetto. Ho fatto qualche piccolo appunto per quello che riguarda eh, il termine soltanto sotto l'aspetto di studio, ma non è studio, è l'ammaestramento. Qualcuno dirà, ma l'ho detto anche in qualche altra trasmissione, sì. che differenza passa tra lo studio e l'ammaestramento? Per me c'è una differenza soltanto, diciamo, indicativa, perché in ogni caso quando abbiamo a che fare con la parola di Dio, anche la parola studiare non è... Una cattiva parola, è qualcosa di buono. Però la differenza è questa. Mentre si può studiare la parola sotto l'aspetto culturale, noi dobbiamo soprattutto ricevere la parola sotto l'aspetto spirituale, ricordando che Gesù è il maestro, non il professore dei professori, ma Gesù sarebbe più dei professori dei professori, eh? ma il termine maestro lo conoscete tutti, è Colui che insegna, che dà insegnamenti, che servono, pratici, non teorici, pratici. E allora, ecco che ritengo che siano ammaestramenti, Un termine antico, forse non si usa nemmeno più, eh. l'ho detto anche in qualche altra occasione, anche queste stesse parole, non le posso cambiare, perché d'altronde il nostro vocabolario è anche molto limitato, quello è, quello potrà rimanere. E allora... Ne parleremo della preghiera. Molti pensano che appunto la preghiera è, è quello di recitare qualcosa, eh? soprattutto nella nostra realtà nazionale, religiosa, molti le imparano a memoria, ma vediamo qual è, come, si, come le vuole il Signore, come vuole che noi preghiamo. E andremo a vederlo ovviamente con l'unico mezzo disponibile, quello vero, perfetto, che è la parola di Dio. La parola di Dio è la Bibbia, E ovviamente antico e nuovo testamento. E allora introduciamo subito quello che è l'argomento preghiera con un verso biblico. In Luca, Evangelo di Luca o San Luca, se preferite, capitolo 11, i versi da 1 a 3. E ve li leggo per questione di praticità, tutti i versi biblici ce li riportiamo, perché altrimenti dovrei sfogliare ogni volta la, la Bibbia e questo sarebbe... Diciamo, a discapito soprattutto del tempo a disposizione, ma certo, abbiamo o almeno preparato una serie di passaggi biblici inerenti ai vari aspetti della preghiera, in modo tale che possiamo accelerare dei tempi e avere immediatamente il verso biblico o i versi biblici che riguardano le argomentazioni e l'argomento in particolare, quindi la preghiera. E allora, che cosa leggiamo in Luca 11, versi 1 e 2? Gesù era stato in disparte a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ecco, questo verso ci dà una buona introduzione e si trattava ovviamente di discepoli che erano stati già discepoli di Giovanni il Battista o il battezzatore, se preferite, che loro dicono al Signore insegnaci a pregare. È una realtà, una realtà, una necessità più che una realtà che ci porta a sapere come dobbiamo pregare. Molti credono appunto che la preghiera è quella di recitare certe parole, certi versi, anche se poi andremo a vedere c'è una preghiera a modello che poi stesso Gesù ci ha insegnato e ne parleremo nel corso di quelle che sono le nostre trasmissioni insegnaci però perché ancora oggi tutti e io credo i cristiani nessuno può dire io so pregare perdonatemi questa espressione qualcuno potrebbe dire ma che presunzione io so pregare no. vedremo un po' se diciamo consultando man mano i vari passaggi e i vari versi se effettivamente Riteniamo di saper pregare. Nell'umiltà io penso che siccome la preghiera è qualcosa che ha non solo un'importanza fondamentale, ma richiede anche una particolare conoscenza, una capacità. Perché? Per un motivo molto semplice, un motivo valido, che la preghiera è come diciamo, una forma atletica, ovviamente non riguarda i nostri muscoli. Riguarda la nostra anima, riguarda la nostra vita spirituale. Per cui, bisogna essere allenati, bisogna insistere, bisogna soprattutto conoscere: la prima cosa. Come conoscere? Mediante la parola di Dio e eh, mediante la Bibbia. Perché? Perché noi diciamo, dicevano quei discepoli: Signore, insegnaci a pregare. A pregare. Come possiamo ricevere l'insegnamento? Solo attraverso la parola di Dio, questa parola che è stabile da secoli, grazie al Signore, e che ha cambiato la vita di tante persone, ha cambiato anche la vita del sottoscritto e di quanti si stanno sforzando e vogliono sforzarsi a fare la volontà di Dio, quella vera. Quindi questa forma atletica, spirituale, richiede esercizio. E quante volte? Davanti a, a certe realtà, o meglio, alla realtà di questa parola, ce ne accorgiamo che quando pensiamo di sapere sapere, abbiamo tutto da cominciare, dobbiamo ricominciare da capo. Eh, che ne dici, Maggie, la pensi così anche tu? È vero, assolutamente. Eh, sì. C'è cioè, sempre da imparare: il cristianesimo è una crescita continua, soprattutto. C'è un detto che dice che gli esami. non finiscono non mai: non finiscono mai. Ma in questo caso sono esami di vita spirituale. Non si tratta di prendere un diploma o una laurea, si tratta di realizzare le promesse di Dio, che sono tante, meravigliose. Sono promesse che si rendono e sono manifestate attraverso l'applicazione della parola di Dio e della preghiera. Ecco, diciamo preghiera, potremmo dire anche preghiere, ma basta dire preghiera, perché anche nel significato singolare di questo termine, in pratica noi esprimiamo e stiamo esprimendo qualcosa di così grande, di così profondo, meraviglioso per la gloria e l'avanzamento del Regno di Dio. Quindi dicevo qualche piccola introduzione, anche sotto l'aspetto panoramico, voglio usare questa espressione per dire appunto che andremo a toccare, poi mano a mano scenderemo nella profondità dei vari versi biblici. E anche se è una scelta, ho fatto una scelta ovviamente, perché? Perché altrimenti sarebbe uno studio che non finirebbe mai. Perché diversi biblici relativi alla preghiera, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento, ce ne sono tantissimi. Il numero non ve lo so dire, anche se oggi sotto l'aspetto computeristico con, eh, ci sono Bibbie che ci dicono che la preghiera è stata citata tante centinaia di volte, tante... ma questo ci interessa solo relativamente. Ci interessa? Che noi diventiamo, potessimo diventare, se non lo siamo già, se alcuni di voi non lo siete già, uomini e donne di preghiera per avere risposte concrete da parte di colui che è il nostro Dio. E diamo gloria a Dio. Quindi dicevo questa indispensabile piccola breve panoramica dell'argomento dà anche adito a quella che può essere una semplice domanda introduttiva, vero? Che circa la preghiera e, e allora. Mi interessa anche il termine sotto l'aspetto linguistico, ma solo adesso, perché poi andremo sempre avanti soltanto per quello che è la realtà di carattere spirituale. E sotto l'aspetto linguistico diciamo che, secondo uno dei dizionari più noti, entro, non è che l'ho inventata io, lo stiamo cercando, preghiera dal provenzale preguira e dal latino tardo precaria forma sostantivata. Femminile di precarius, ottenuto per preghiere e quindi non per diritto. Altro dizionario così si esprime: pregare dal latino precari da prex prece uguale domanda, e quindi chiedere. Beh, anche questo concetto, anche se eh, diciamo sotto l'aspetto culturale c'è questa definizione, diciamo che non è molto sostanziosa come realtà perché perché andiamo molto oltre a quello di chiedere che poi non si intende preghiera soltanto chiedere si intende sì chiedere si, chiede, si intende avere comunione con Dio si intende avere un rapporto con Dio si intende esercitare appunto un'attività devozionale che ci porta a realizzare non tanto la religione ma la fede e attraverso la fede realizzare le promesse di Dio e non solo le promesse che aspettiamo di quelle che sono le nostre risposte, ma anche la viva presenza del Signore, la benedizione di Dio. Grazie. Dico bene, sì, meglio? infatti pensavo che al di là del insomma, significato che possiamo trovare in dizionario, il significato della preghiera ha veramente un significato molto più profondo spiritualmente parlando. Ma io credo che poi man mano che andremo avanti e tu sarai a leggere principalmente i passaggi biblici, Con comprenderemo che siamo, per quanto abbiamo conosciuto, eh, ognuno di noi ha un'esperienza anche di vita spirituale negli anni, e, e i miei sono quasi 60 anni che ho conosciuto il Signore e ho conosciuto parte della parola, dico parte perché è inconcepibile, impensabile che puoi conoscere tutto, perché noi siamo esseri finiti, il nostro Dio è infinito. Alleluia. E questa è una cosa molto importante. Ma io stesso, diciamo pure, toccando questo argomento, questi argomenti, mi sto rendendo conto mi rendo conto che c'è tutto da imparare. Man mano dovremo andare avanti e imparare. Ma diciamo che ci fermiamo adesso. Ancora per questa prima soprattutto trasmissione che abbiamo circa un sei minuti e un sette minuti, vogliamo cominciare ad affrontare l'argomento soltanto. E abbiamo o almeno definito che la preghiera biblicamente può essere definita in certe maniere e in modo particolare è un accostamento eh, a Dio. Cioè la preghiera è il mezzo che ci permette di, di accostarci. accostarci a Dio. Ci vuoi leggere qualcosa? Sì, in Efesini 3,10 eh, si è detto: Affinché nel tempo presente, ai principati e alle potestà, nei luoghi celesti, sia data a conoscere per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio, conforme al proponimento eterno che Egli ha mandato ad effetto nel nostro Signore G Cristo Gesù, nel quale abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia mediante la fede in Lui. Che bello è! Anche qui che troviamo di quello che è stato lo scrittore delle Epistole agli ebrei. Quando parliamo delle Epistole e anche della parola, io mi riferisco sempre allo scrittore, mai all'autore, perché io ho sempre ritenuto e ritengo ancora, forse gli altri non saranno d'accordo, che l'autore è sempre Dio, perché anche negli ebrei non si conosce bene eh, chi ha scritto, ma. Sinceramente io ho sempre pensato che anche questo avvenga all'Apostolo Paolo in qualche maniera perché dallo stile, da quello che è, non ne vince il nome in questa epistola, mentre noi sappiamo che in tante altre epistole lo ritroveremo, ma anche il significato che ci arriva è meraviglioso. Notate che si parla di Chiesa e questo mi porterebbe poi a dire molte altre cose, ma per questa trasmissione... Eh, non ne ho il tempo specifico, particolare. Ma questo verso, forse è con questo che vi posso lasciare in questa prima trasmissione, è proprio questo. Quindi diceva, affinché nel tempo presente ai principati, alle potestà dei luoghi celesti sia data a conoscere per mezzo della Chiesa la infinita varia sapienza di Dio. E eh, quando parliamo di potestà, di potenze, Parliamo di quelle positive, ma parliamo anche di quelle negative. Le negative sapete quali sono? Quelle di Satana e le sue schiene. Noi abbiamo un combattimento spirituale continuo, noi, io dico noi, coloro che credono nel Signore, che hanno fatto un'esperienza con Cristo, che conoscono la parola di Dio, dove è scritto che il nostro combattimento non è contro né carne né sangue. Eh ma è contro che cosa? Le potestà dell'aria, i dominatori delle tenebre nei luoghi celesti? Perché sappiamo che per il primo Adamo è venuta la morte nel mondo e il peccato. Mi stai tornando poi i versi vengono automatici. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Il Signore, è vero? E notate quanto, è bello queste, quanto sono belli questi versi. Per mezzo della Chiesa, quale Chiesa? Clero? E laici? La Chiesa di Gesù Cristo è fatta da tante anime. Noi chiediamo soprattutto che davanti al Signore c'è una realtà che riguarda tutti i credenti. E noi chiediamo a sacerdozio universale dei credenti. Lo dice la parola di Dio, non è che lo diciamo perché ce lo inventiamo. E che ci atteniamo strettamente alla parola del Signore. Per cui pensate, per mezzo della Chiesa, perché per mezzo della Chiesa? Perché attraverso la Chiesa c'è la predicazione, l'insegnamento di questa parola, che è la parola del vivente, e dice la infinitamente varia sapienza di Dio. E il verso 11 dice ancora: conforme al proponimento eterno che Egli ha mandato ad effetto nel nostro Signore. Cristo Gesù. E il 12 nel quale... Abbiamo la libertà d'accostarci a Dio con piena fiducia, mediante la fede in Lui. Allora, parlando dell'accostamento, abbiamo la, la libertà. libertà. E sapete perché abbiamo la libertà? Perché dove c'è lo spirito di Dio, c'è libertà. Solo dice la vera libertà. La libertà che ci viene dalla potenza di Dio, dalla parola di Dio, dalla, soprattutto dalla comunione che noi abbiamo con Dio. Attenzione che la parola comunione molti intendono ben altra cosa. Noi facciamo una distinzione biblica, comunione significa unione comune, mentre molti intendono i simboli della Santa Cena, anche quella è una forma di comunione. Ma quando parliamo di termine comunione intendiamo, e eh, si intende per parola, si intende questa comunicazione spirituale abbiamo l'uno verso l'altro unione comune dicevo vero e meravigliosamente dobbiamo dire che il verso 12 dice nel quale abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia mediante la fede in lui e sulla fede non voglio portarvi un'altra volta perché stiamo facendo è già iniziato un'altra in diciamo, altre trasmissioni sono iniziate eh, degli insegnamenti su quello che è la fede. Voglio solo ricordarvi che la vera fede è un dono di Dio, da non confondere con la fiducia umana o con la fede umana. Molti usano il termine fede umana. La fede viene, questo verso però non ve lo predisparmio, la fede viene dall'udire o l'udito e l'udito viene dalla parola di Dio. Meravigliosa parola. Speriamo che chi non si è innamorato ancora della parola se ne innamori durante queste trasmissioni. Amen. Per cui siamo certi e sicuri che Dio continuerà a benedire. Perché non abbiamo uno scopo personale, non abbiamo carriere, non abbiamo guadagni. Abbiamo semplicemente da essere riconoscenti, io personalmente, ma anche me. Anche siamo riconoscenti a Dio che abbiamo questa opportunità di poter avere persone che non si interessano soltanto di spettacoli e di varie cose di vario genere, ma che hanno il desiderio di approfondire la parola di Dio. E su questo approfondimento ci sentiremo alla prossima trasmissione. Che Dio vi benedica.